Ok, allora buongiorno a tutti, siamo qui oggi per presentare questa conferenza stampa, per presentare la finale nazionale prototopico. Io sono Antonio Di Pietro, sindaco di Polludri, che ho avuto l'onore di avere questa finale qui alla riserva del bosco di Don Venanzio, insieme all'ideatore e l'organizzatore Orazio Di Stefano, al dottor Pellegrini e l'architetto Giuliano Di Menna, che sono gestori della riserva di Don Venanzio. Sicuramente per il territorio è un evento eccezionale e molto importante, soprattutto per lanciare una volta per tutte il nostro territorio a livello enogastronomico e a livello di turismo. E avere qui una finale nazionale dove vengono anche espositori di altre regioni, quindi si portano dietro anche altra gente, i propri concittadini, e far conoscere il nostro territorio, i nostri prodotti, è veramente qualcosa di eccezionale per il paese. Io adesso darei la parola all'organizzatore per quanto riguarda. Grazie sindaco, siamo onorati noi di stare qui con voi, di essere vostri ospiti. E perché? Perché peraltro non abbiamo mai fatto una tappa, una finale, ancor più una finale nazionale, in una riserva, in mezzo alla natura, proprio come si vede questo posto incantevole. L'abbiamo fatta nei borghi, l'abbiamo fatta anche al mare, ma non l'abbiamo mai fatto qua, e quindi questa è la prima volta, anche per coniugare i prodotti della terra che ci saranno con quello che è il lavoro che fate voi di tutela della natura e della biodiversità. Quindi noi siamo veramente onorati di stare qui. E verranno, come diceva il sindaco, espositori, produttori topici di altre regioni italiane, in totale saranno 55 gli stand e quindi le degustazioni che si potranno fare. Però la giuria presieduta dal dottor Pascale, la giuria dovrà valutare una trentina di prodotti, perché sono risultati vincitori nelle tappe precedenti, nelle sette tappe precedenti che abbiamo fatto, e in mezzo sia a quelli in valutazione sia a tutti, a quelli in degustazione, c'è veramente di tutto, di tutto, dai maiali ai conigli, alla pampanella, alla porchetta, c'è di tutto. Le altre finali che abbiamo fatto, oramai siamo al quinto anno, sono andate benissimo, noi speriamo, auspichiamo che vada bene. Qua c'è il valore aggiunto anche della presentazione di questo vostro bellissimo libro, che noi siamo lieti e onorati di poter, la cui presentazione siamo lieti e onorati di poter fare in quella circostanza, insieme al magnifico rettore di Teramo, all'onorevole Aiuto e ai dirigenti dell'assessorato ai parchi della Regione Abruzzo. E speriamo però, sindaco, che questo sia solo, come dicevi tu, per tutto il territorio, perché insomma questa è una riserva che merita di essere conosciuta e diciamo fatta conoscere ovunque. Grazie, allora noi siamo pure noi molto onorati che si svolga appunto la finale del prototopico qui nella riserva, non tanto per lanciare, diciamo così, appunto l'immagine della riserva, le attività che svolgiamo, ma è anche l'occasione, direi proprio l'occasione migliore per presentare un libro che poi tra l'altro è il risultato, è il primo prodotto di un progetto lanciato già qualche anno fa, e qui come riserva siamo circondati da vigneti, e qui è partito questo progetto per realizzare un vigneto storico d'Italia, quindi con il recupero di vitigni antichissimi, di secoli, ricchi di secoli, di tutta Italia, e insieme ad affiancare, diciamo così, questo progetto, quindi un vigneto che esiste realmente, ce l'abbiamo qui dietro, e ovviamente dove dovremmo ancora lavorare, portare, diciamo, a conclusione proprio l'intero progetto, ma il prodotto, diciamo, il primo prodotto che presenteremo in anteprima è il volume sulla viticoltura storica in Italia, dove tra l'altro si sposa benissimo con la vostra manifestazione, perché vedo coinvolte le stesse regioni che sono citate e illustrate all'interno del volume. Qui si parla della viticoltura storica in Italia e ci sono degli esempi più eclatanti delle regioni, cito qualcuno, la Calabria, la Basilicata, il Molise,
eccetera, oltre ovviamente all'Abruzzo e un cenno un po' all'intera Italia, insomma, è un, diciamo così, un riassunto di tutto ciò che avvolge, diciamo, la coltivazione della vite dalla preistoria ad oggi. Aggiungo un'altra cosa molto interessante, è un progetto che avevamo avviato già 3 anni fa, abbiamo reintrodotto qui all'interno della riserva, quindi anche azione di conservazione, la vite selvatica. Vite selvatica trovata 5-6 anni fa a Torino di Sangro, l'unica stazione nota in Abruzzo, e riprodotta in vivai e reintrodotta proprio nel bosco di Don Venanzio, perché i boschi planiziari erano gli ambienti tipici appunto della vite selvatica, progenitore ovviamente di tutti i vitigni poi coltivati. Sì, non abbiamo detto una cosa importantissima, che dobbiamo ringraziare per fortuna la Prologhi e i ragazzi della Consulta. La Prologhi e i ragazzi della Consulta, che ci stanno dando una grossa mano. Ovviamente l'organizzazione è molto complessa, come si capisce, però abbiamo capito che c'è la disponibilità a collaborare e a far uscire l'evento. Prevediamo, come le altre volte, migliaia di partecipanti, quindi ci serve Giuseppe e tutti i suoi uomini, i ragazzi della Consulta, e voglio dire, l'evento è complesso. E appuntamento, se abbiamo finito, se vuoi domenica. Prego, chiedo scusa. No, volevo soltanto aggiungere che lo studio sul vigneto storico in realtà introduce a quella che è un'azione molto allargata dell'area protetta, l'area protetta che sì, è tutta legata alla conservazione di questo scrigno naturalistico che è il bosco, ma ha una grande attenzione anche ai valori paesaggistici e tradizionali dell'intero territorio. Quindi grazie a voi di essere qui nella riserva, perché comunque è un ponte notevole tra il tema della conservazione naturalistica e quello della valorizzazione, diciamo così, diffusione del prodotto che caratterizza la cultura locale e la cultura del nostro paesaggio. Quindi penso che sia veramente un esperimento interessante. Dicevi che è la prima volta che succede in un'area protetta, ben venga, e quindi siamo ben lieti di questa circostanza e di questa presenza.